Alla fine della guerra, Stati Uniti e Unione Sovietica si affermano come le due principali superpotenze mondiali. Alle conferenze internazionali di Teheran, Yalta e Potsdam stabiliscono le rispettive zone di influenza e i destini del mondo. Gli Stati Uniti su Europa occidentale, Atlantico e Pacifico, l'Unione Sovietica sui paesi dell'Europa dell'Est e in Asia. Per l'Unione Sovietica il bilancio della guerra è devastante. Un quarto di tutti gli equipaggiamenti in 35.000 fabbriche e stabilimenti sovietici sono completamente distrutti. E si stima che siano decedute tra i 25 e i 27 milioni di persone nella sola Unione Sovietica. Dopo la Polonia, l'Unione Sovietica è la nazione più colpita dalla guerra. Gli Stati Uniti hanno inviato armi e attrezzature all'Unione Sovietica per oltre 11 miliardi di dollari, pari a circa 200 miliardi in valuta attuale. Ma alla fine della guerra, Stati Uniti e Unione Sovietica entrano in conflitto. Un conflitto politico e militare che è stato chiamato Guerra Fredda. Perché gli alleati che hanno vinto la guerra si scontrano fra di loro? La Guerra Fredda si concluderà nel 1992 con il crollo e la scomparsa dell'Unione Sovietica. Per capire che cosa succede, dobbiamo conoscere le caratteristiche dei due paesi. Gli Stati Uniti, potenza capitalista, sede della finanza mondiale. Il loro interesse era di aprire i mercati al proprio imperialismo economico. A questo scopo, la Carta Atlantica sanciva la libertà economica su scala mondiale. E il capitalismo americano era pronto a dominare il mondo. Dopo il 1945, una nuova ondata di fusioni aziendali crea nuovi colossi e multinazionali e le esportazioni americane aumentano di 6 volte rispetto al periodo prebellico. Dal canto suo, l'Unione Sovietica è nata dalla rivoluzione dell'ottobre 1917. Una rivoluzione che ha abbattuto il capitalismo, i mezzi di produzione sono diventati dello Stato e l'economia è pianificata. Ma il paese non è più governato dai soviet e dai delegati operai e contadini. Ora la burocrazia staliniana esercita una dittatura sanguinaria. Nel 1947 finisce il razionamento alimentare. Nel 1952 la produzione agricola supera i livelli del 1940. E nel 1955 il piano quinquennale ottiene successo, gli obiettivi vengono sostanzialmente raggiunti. Ma questa economia enorme era fuori dal controllo americano ed era fuori dal controllo del mercato capitalista mondiale. Detto in altri termini, i capitalisti americani non erano liberi di fare affari sul territorio dell'Unione Sovietica. È evidente che gli Stati Uniti e il capitalismo internazionale hanno un obiettivo: riconquistare l'Unione Sovietica al mercato capitalista mondiale. Per ottenere questo risultato bisognava fare 3 cose. Abbattere lo Stato dell'Unione Sovietica. Restaurare il capitalismo e la proprietà privata dei mezzi di produzione. Integrare la nuova economia nel mercato mondiale diretto dagli Stati Uniti. Un'altra buona ragione per abbattere l'Unione Sovietica è che i popoli di tutto il mondo
vedono in lei la rivoluzione socialista del 1917, cioè una reale alternativa al capitalismo. Tutto ciò genera la guerra fredda.